Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Nella puntata di Verissimo del 5 ottobre 2024, uno degli ospiti è Giampaolo Morelli. L'attore e regista napoletano si presenta nel salotto di Silvia Toffanin per parlare del suo nuovo film, ma l'intervista prende una piega inaspettata. Una rivelazione scioccante fatta dalla madre sul letto di morte, solo un anno e mezzo fa, ha portato Morelli a riconsiderare la sua intera vita. «Mia madre era malata, le mancavano pochi giorni di vita, anche se io ovviamente non lo sapevo», racconta l'attore. «A un certo punto mi dice che mi aveva scritto una lettera molto tempo prima e mi indica dove trovarla. Io la cerco, la leggo e scopro che in quella lettera c'era una confessione. Quello che pensavo essere mio padre non era in realtà il mio vero papà». La sua reazione? «Sono notizie che, anche se arrivano in tarda età, sono devastanti», ammette Morelli. Dopo aver letto la lettera, l'attore ha avuto modo di fare domande alla madre. «Sì, ho avuto il tempo di chiedere spiegazioni. Alcune mi sono state date. Mia madre mi ha svelato il nome di questo signore e ho scoperto che il mio vero papà era il mio padrino della cresima, ormai morto da anni». Nonostante la difficoltà nell'accettare una verità del genere, Morelli ha apprezzato l'ultimo gesto di sua madre. «Ho capito che con questo gesto voleva darmi qualcosa. Qualcuno può pensare che sia stato solo per liberarsi la coscienza. Invece è stato un gesto di cui la ringrazio. Perché è sempre meglio sapere». Il padre naturale era già morto, ma Morelli è riuscito a confrontarsi con quello che ha creduto per tutta la vita suo padre. «L'ho fatto, ma con molto tatto. Ho parlato con mio padre, ma io lui lo voglio tanto proteggere. Sicuramente ci sono responsabilità da tutte le parti».